andare a prendere circa una ventina di lavoratori operai Sul e è sul territorio questa realtà industriale. Ripeto, non ci hanno detto il nome, hanno parlato di una multinazionale. Chiaramente lui dice: io non posso obbligare questa azienda a prendere chi dico io, cioè lei deve poter assumere le professionalità che eventualmente gli servono, però sappiamo insomma che sarebbe in grado di prenderne una ventina. Poi l'altra cosa che posso fare è invitare i lavoratori a segnalarci se sono disponibili a trasferirsi in altri siti. Altri siti, loro hanno messo a disposizione tutti i siti a parte Brescia, perché dicono che a Brescia c'è un problema. Quindi c'è una possibilità di ricollocazione, ad esempio dicono che a Suzzara ci sarebbe una grande necessità, dicono che a Torino invece possono ricollocare solamente alcune professionalità, quindi non una grande parte, però su Torino hanno detto che loro sono disponibili a mettere poi una navetta che porti i lavoratori da Scusa, dove, esatto, dalla da fermata del Pullman Esatto, in azienda. dalla fermata del Pullman, insomma, che Della ovviamente fermata al porta Pullman. a Torino fino in azienda, e quindi a facilitare quei lavoratori che però hanno quelle professionalità che eventualmente potrebbero essere richieste a Torino. Dopodiché per gli altri loro dicono siamo disponibili a mettere un'incentivazione. Allora, questo ragionamento dell'azienda noi abbiamo obiettato in un senso, dicendo che cosa? Cioè, dicendo questo, che per quella che è la nostra esperienza, se tu hai 45-50 anni, ma anche ovviamente prima dei 40 anni, perché dipende sempre da quale professionalità tu hai, ti prendi un incentivo, te ne vai dall'azienda. Nella maggior parte delle situazioni, quello che capita è che quella persona, una volta che ha finito l'incentivo, cioè quel lavoro a tempo indeterminato che voi avete oggi, l'hanno perso, cioè noi ci siamo trovati in questa situazione e ce l'avete raccontato voi di quanti vostri colleghi hanno preso questi soldi, ma questi soldi nel momento in cui finiscono e tu non hai ritrovato un lavoro a tempo indeterminato con quelle tutele, insomma, come quello che avete oggi, è difficilissimo ritrovare un lavoro come quello che avete. Quindi noi abbiamo detto all'azienda, a parte quello che può essere interessato perché gli interessa, perché vuole aprire una sua attività, ma noi sappiamo benissimo che quella non è una soluzione, perché cioè, per noi la soluzione deve essere l'occupazione. E se quindi voi non avete occupazione per tutte queste persone, è chiaro che noi vi diciamo che l'unico modo. Poi ovviamente chi si vuole trasferire si trasferisce, chi vuole andare dalla multinazionale va dalla multinazionale, chi comunque può andare in pensione che vada in pensione, cioè possiamo su questo lavorarci, ma tutto il resto, se questa azienda non lascia niente nello stabilimento, abbiamo perso Lo l'occupazione e stabilimento. ovviamente abbiamo perso lo stabilimento. Quindi questa Certo. cosa comunque gli abbiamo detto, voi avete fatto un passo. E va bene che avete fatto un passo perché quantomeno avete avanzato qualche proposta anche in termini di continuità occupazionale e quindi ben venga, cioè ovviamente meglio di niente, ma il punto è che manca l'altro pezzo, quindi questo non è sufficiente. Allora, la Regione ha detto, l'altra cosa che noi abbiamo detto è che visto che c'è una situazione comunque complicata, e noi una soluzione per tutti non ce l'abbiamo, ma non sarà semplice trovarla, non sarà semplice trovarla. Gli abbiamo anche detto di darci più tempo, cioè che comunque, visto che ci hanno dato il tempo fino a giugno, beh, ci dessero più tempo, perché più tempo comunque può aiutare loro ovviamente a cambiare idea, la Regione, il Mise, magari a trovare degli strumenti che in qualche modo facilitino una soluzione, e insomma quindi gli abbiamo chiesto anche questo. Allora, intanto una cosa, sul piano che noi abbiamo presentato all'azienda, l'azienda non ci ha dato risposta, perché Retus ha detto: io non sono un esperto, non sono un tecnico, non sono un ingegnere. Darò questo piano, poi ovviamente noi l'abbiamo dato a Bernardone e gli abbiamo detto però questo piano valutatelo, cioè valutatelo nel merito, perché nel piano che noi gli abbiamo presentato, il piano alternativo, si prevedeva comunque un forte risparmio dei costi e quindi gli abbiamo detto chiaramente di tenerlo in considerazione, quindi di valutarlo e poi di darci
una risposta. La regione a sua volta ha detto che chiaramente, insomma, per lei è disponibile, quindi ha parlato di mettere sul tavolo ammortizzatori sociali, ha parlato di nuove opportunità che potrebbe avere di finanziamento, insomma, sostanzialmente per sostenere la continuità di una realtà produttiva. La regione però dice: io posso fare una parte. Ora noi stiamo verificando di avere l'appuntamento al MISE prima di Natale, quindi la regione è in contatto con il MISE e gli ha chiesto di convocarci assolutamente prima di Natale. Speriamo di avere questa cavolo di data prima, insomma, nei prossimi giorni, immediatamente, perché la regione dice anche il MISE deve fare la sua parte. Quindi se vogliamo convincere l'azienda, se vogliamo tentare di trovare una soluzione, e tra l'altro ovviamente la regione è interessata a mantenere il sito produttivo, perché è la regione Lombardia, è vero che l'azienda dice posso andare tutti a Suzzara, ma non è, perché questo a un certo punto ha detto Retus, volendo a Suzzara c'è un sacco di posto, ma chi è che può scegliere di trasferirsi con tutta la famiglia a Suzzara? Perché un conto è eventualmente fare su e giù da Torino per chi può fare, tra l'altro quella è una scelta che possono fare in pochi, perché abbiamo capito che non c'è posto, cioè c'è posto comunque per pochi, però per gli altri, cioè, non è una sciocchezza, una banalità trasferirsi a Suzzara, c'è una scelta di vita che immagino pochi possano fare eventualmente. Quindi è chiaro che la regione ha detto, cioè noi dobbiamo comunque continuare a lavorare per trovare invece una soluzione per il mantenimento della produzione, ma su questo ci deve aiutare anche il MISE, quindi sarà importante tornare al MISE e capire pure il MISE cosa fa, cosa dice e cosa ci mette. Quindi così si è concluso l'incontro. Chiaramente non abbiamo, cioè ci siamo detti le reciproche cose, ci siamo dati a questo punto appuntamento quando andremo, torneremo a Roma. A questo punto, esatto, cioè io dico, loro hanno detto che stanno lavorando per avere l'appuntamento prima di Natale. A questo punto noi domani ci vedremo in assemblea, perché con tutti gli altri lavoratori che non sono qui dobbiamo anche decidere come andare avanti con le iniziative, perché è chiaro che finché non c'è una soluzione per tutti, oggi ripeto, si è cominciato a tracciare, cioè ci sono state delle proposte, ma non ci sono come noi immaginavamo, non è che abbiamo l'azienda c'ha la soluzione per tutti, cioè non ce l'ha la soluzione per tutti, quindi dobbiamo continuare a lottare, cioè dobbiamo continuare a lottare per continuare a dire che comunque ci vuole una soluzione occupazionale per tutti su Pregnana, cioè comunque a Milano, cioè in ogni caso vogliamo, non c'è oggi, non identifichiamo un'altra soluzione, perché non c'è sta al mantenimento comunque di una parte della produzione su Pregnana. Quindi ecco, vi lascerei, vabbè, poi do la parola semmai a Francesca e Marco se vogliono aggiungere qualcosa, se mi sono dimenticata delle cose, però è chiaro che ci ridiamo poi appuntamento domattina in assemblea, domani, insomma domani pomeriggio, per chi ci sarà, ci alterniamo, perché domani mattina ci saremo io e Francesco, nel pomeriggio ci sarà Marco, però dobbiamo decidere come si va avanti e con quali iniziative. Una roba solo velocissima, riprendo una cosa che abbiamo detto nell'assemblea, che ha detto Roberta, che è importante. Se in mezzo a tutti voi ci sono persone che sono disponibili ad andare a essere trasferiti piuttosto che vanno in pensione, io mi raccomando, la lotta c'è, abbiamo un obiettivo che dobbiamo raggiungere, che è una soluzione per tutti, rimaniamo uniti. Assolutamente uniti. Qua, l'unica cosa che l'azienda ha messo a disposizione, quindi tutti questi ragionamenti hanno portato comunque a un dato, cioè, alla chiusura. Il saldo è negativo comunque, tutte le cose che oggi sono presenti, perché quelle dette ovviamente si possono iniziare a fare, però non danno un risultato pari per tutti, e quindi c'è il problema. L'azienda, tra l'altro, un'altra cosa che ha detto che si rende fino ad oggi, quello che può fare fino ad oggi, quindi quello che abbiamo detto poi le istituzioni, quindi quello che diremo al MISE, perché questo è il passaggio successivo, ovvero che si devono far carico di questa situazione, è proprio legato al fatto che le attività per oggi non le vogliono lasciare a Pregnana. Si rendono disponibili a trovare delle soluzioni attraverso altre società che sarebbero interessate all'area.
abbiamo ribadito, visto che c'è qui anche il vice sindaco di Pregnana, che c'è stata una mozione al consiglio comunale di Pregnana, dove il comune, almeno questa giunta di Pregnana, non è interessata e quindi non darà nessun cambio di destinazione d'uso all'area industriale, e che quindi o si presenta qualcuno che ha un interesse reale a rilevare parte delle attività, che però è molto difficile rimanendo nel settore automotive, per essere chiari, però è l'unica possibilità. Capite che però in questo 5 mesi, 6 mesi di tempo non porteranno a questa soluzione, quindi il tempo che abbiamo chiesto noi e che ha ribadito anche la regione potrebbe essere importante, visto che poi abbiamo uno step successivo, e quindi questa potrebbe essere un'eventuale possibilità. Dovremo continuare a continuare a fare questo tipo di iniziative a supporto di quella che è ovviamente la piena occupazione per tutti, al netto di chi fa scelte individuali differenti. Quindi nell'assemblea di domani poi ribadiremo tutto e dovremo iniziare poi a fare dei ragionamenti su quelle che sono le iniziative ovviamente mirate di lotta da intraprendere in attesa dell'incontro al MISE, sapendo il mese di dicembre com'è configurato, no? Con gli impegni di tutti, anche familiari e via dicendo, e successivamente, perché poi ci aspetta una stagione lunga nel mese di gennaio. Okay? Più viene procrastinata la data di chiusura e più, certo, gente potrà entrare in una, esatto, in una fascia in cui poter andare in pensione, ecco, piuttosto una che... delle cose che abbiamo, un'altra delle cose che abbiamo chiesto in funzione del tempo, che è vero che il sito oggi fate delle scelte strategiche, ma abbiamo anche ribadito che oggi il sito comunque si paga, cioè quindi non c'è un esborso economico da parte del gruppo, e siccome questo è un elemento importante rispetto a un piano industriale che comunque finisce nel 2024, il tempo può essere importante proprio perché una soluzione si può trovare a fine percorso e non per forza con degli step già predefiniti. Lo discuteremo poi nell'assemblea con tutti i lavoratori su quelle che saranno le iniziative. Grazie. Andare avanti, ragazzi. Bravi, bravi, bravi.